Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, sono qua al volo per fare un unboxing veloce di questa versione demo del Reno 4, dell'Oppo Reno 4 Pro presentato da pochissimo. La confezione è la solita che siamo abituati a vedere dell'azienda Oppo, con all'interno il caricabatterie per la ricarica, in questo caso ultra rapida. E vabbè, qua confezione solita con all'interno il cavetto, cuffiette e l'alimentatore. Andiamo a vedere il telefono, che è quello più interessante. Scusate per la luce, ma veramente è una cosa improvvisata perché li ho trovati qua al volo. Allora, questa qua è la versione Oppo Reno 4 Pro 5G. Faccio vedere subito le specifiche. Vedete qua Snapdragon 765 5G, ovviamente 48 megapixel fotocamera principale, più le varie fotocamere per l'ultra grandangolare, eccetera. Refresh rate 90 Hz e abbiamo un display Quad HD AMOLED, Super AMOLED. Pesa 172 grammi, devo dire che è veramente leggero il telefono e si tiene molto bene in mano. Appena l'ho preso mi sembrava di avere veramente un telefono più piccolo del solito, in realtà il display è da 6.5 pollici, le cornici sono veramente ben ottimizzate sia sopra che sotto e abbiamo la fotocamera anteriore qua nella parte alta sinistra. 12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 3.1. L'interfaccia è la ColorOS, che già conosciamo bene. Vi faccio vedere al volo l'estetica. Allora, veramente particolare, il telefono è tutto di vetro, costruito benissimo e molto molto sottile, con le fotocamere che sporgono leggermente. Abbiamo qua, forse vedete queste sorte di loghi della Oppo olografici, quindi in base a come viene girato si vedono o non si vedono, molto belli, chiaramente tiene un po' di tatto essendo vetro, però è costruito in maniera veramente figa. Qua abbiamo un nuovo sensore per la messa a fuoco, diciamo, continua anche durante i video, che sono, dicono, di altissima qualità. Staremo a vedere poi nella recensione completa più avanti. Cosa dire, è un telefono che appena preso in mano, adesso non è per, cioè, veramente mi ha colpito per finalmente la leggerezza e anche il rapporto dimensioni schermo, che è, sembra comunque migliore di tanti altri telefoni in questa fascia, che è circa di 700 euro, vi anticipo. Niente, ripeto, non vedo l'ora di provare questo telefono che si preannuncia un interessantissimo prodotto, veramente sotto molti molti punti di vista. Dai, se avete domande fatemi nei commenti, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile.